spoglia gallery tutti i gossip della settimana appena trascorsa. Foto, notizie, indiscrezioni sulle vite dei personaggi famosi italiani e stranieri 20 marzo 2021 di Antonella Rossi Weekend. Tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più appassionanti della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi 7 giorni? Dalle news su Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, si fanno ancora sentire le conseguenze dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, alla ripresa delle ostilità tra Angelina Jolie e Brad Pitt, fino a Gianni Morandi, che dall'ospedale dove è ricoverato per le conseguenze di un'ustione rassicura i fan, tutto quello che, forse, avete perso. Kate Middleton, mortificata e inorridita dopo le dichiarazioni di Meghan, la duchessa di Cambridge sarebbe rimasta sconvolta dalle accuse che le ha rivolto la cognata nel corso dell'intervista rilasciata alla CBS. Kate Middleton si sente ferita, hanno rivelato fonti di palazzo, sia perché si tratta di un vecchio episodio, aveva fatto piangere l'ex attrice prima delle nozze, sia perché non può difendersi né raccontare la propria versione dei fatti. Meghan, ad esempio, ha tralasciato di aver sbattuto la porta in faccia alla cognata, andata da lei per scusarsi con un mazzo di fiori. Leggi la storia Spoglia Gallery. Il principe Filippo non sa quello che Harry e Meghan hanno rivelato nell'intervista a Oprah. La famiglia reale ha tenuto il marito della regina Elisabetta al riparo dai dettagli dell'intervista dei duchi di Sussex. Il 99enne, del resto, è appena uscito dall'ospedale e le sue condizioni delicate, dopo un intervento al cuore, meritano qualche premura in più. Leggi la storia Spoglia Gallery Elisabetta Gregoraci, gli auguri a Nathan Falco, con te ho capito cos'è l'amore. L'ex Geffina fa gli auguri al figlio, che festeggia 11 anni. Sei la mia gioia più grande, il mio podio. Sono orgogliosa dell'ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre. Leggi la storia Spoglia Gallery.